Va bene, io ringrazio quanti sono presenti la mail con la quale abbiamo convocato frettolosamente i giornalisti. Parla abbastanza chiaro perché tempo fa, penso già qualche mese fa, ho ricevuto un incarico dai partiti, diciamo, del centrodestra tradizionale che ben governa la regione Piemonte, che è appena stata riconfermata alla guida del governo dell'Abruzzo, quindi dei partiti di Forza Italia e Lega. È nata un po' l'idea di intestarmi questo mandato per organizzare quello che possono essere le vicende elettorali di Rivarolo e soprattutto l'individuazione, chiaramente condividendolo, di un candidato sindaco e di un programma, amministrativo che possa segnare quelle che sono le caratteristiche che i cittadini sospettano da una prossima amministrazione di Rivarolo. Non nego che mi rendo conto, questo penso sia abbastanza facile da intuire, che il mio ruolo è stato un po' oltre quello che poteva essere il mio ruolo all'interno di Fratelli d'Italia, perché sono consapevole in quel di Rivarolo di rappresentare qualcosa di diverso rispetto a quello che solitamente rappresento. E saluto non a caso l'amica Astrid Sento, con la quale condividiamo appunto il fatto di essere segretari provinciali dei nostri rispettivi partiti, ma mi rendo conto che a Rivarolo rappresento forse qualcosa di diverso. Da lì è nata appunto l'idea, in particolar modo del segretario cittadino Paolo Fria e del responsabile cittadino di Forza Italia Alvaro Mando, quello di dare questo mandato, di così buttare giù qualche nota relativa a quello che può essere il prossimo programma amministrativo della città di Rivarolo, consapevole del fatto, e qui permettetemi anche di essere un po' spiritoso, che nel 2013 abbiamo smesso di governare Rivarolo, ma nel frattempo la città non è cambiata, quindi si può partire, solo un po' più impolverata, un pochettino più polverosa, ma voglio dire, nulla è cambiato. Gli abbiamo consegnato Rivarolo, visto dopo le piogge che ci centriamo Bucarest, no? Ecco. Quindi, inteso come Buca, non era voler essere un'offesa nei confronti della capitale europea. Però pongo veramente questo tema perché abbiamo lavorato con gli amici di Lega, di Forza Italia, e coinvolgendo quei gruppi di cittadini organizzati alla condivisione di quello che poteva essere un candidato sindaco al quale diamo oggi il benvenuto, perché ritengo che, e questa, ripeto, l'opinione condivisa, che Rivarolo abbia voglia di pacatezza, di moderazione. Io sono sicuro che la rabbiosità politica che contraddistinguerebbe il Partito Democratico per un'eventuale mia candidatura, sono convinto che verrebbe smontata se il candidato sindaco di questa coalizione, che non è una coalizione politica di centrodestra, perché è una coalizione che va oltre i partiti tradizionali di centrodestra, perché chiaramente ha coinvolto quelle espressioni civico-culturali politiche che sono rappresentate in quel di Rivarolo, dal movimento Muovi Rivarolo, dal movimento Riparolo, che comunque è stata espressione allora di un governo della città. Consapevole anche degli errori che sono stati fatti nell'ultima tornata elettorale, dove la divisione proprio di Lega e Muovi Rivarolo rispetto a Riparolo ha portato al governo della città chi in quel momento magari non era nemmeno espressione della maggioranza dei cittadini, perché i numeri comunque parlano chiaro, ma la legge elettorale è stata altrettanto chiara. Io mi smetterò chiaramente i panni del consigliere d'opposizione l'8 giugno, quindi il giorno prima delle elezioni, per dedicarmi chiaramente ad altro, anche in merito anche a quello che è il mio ruolo all'interno del partito. E quindi, ripeto, all'insegna di questa richiesta di moderazione, di pacatezza
che ci è pervenuta da molti cittadini, perché Rivarolo merita una campagna elettorale con un certo profilo, con un certo livello di, diciamo di tranquillità come cittadini esigono, anche con una certa dignità, perché comunque non ho nulla da recriminare sulla campagna elettorale di 5 anni fa, che considero sicuramente svolta in maniera regolare, le segne del far prendere e quant'altro, ma ritengo che questi 5 anni di opposizione, che hanno visto una politicizzazione molto importante da parte dell'amministrazione uscente, ne è un po' il caso la consigliere Lara Schiavino, che è qui oggi con noi e che in quota a quell'amministrazione è stata cacciata da una giunta perché non aveva la tessera del Partito Democratico fondamentalmente. Quindi questa politicizzazione, questa partitizzazione che c'è stata da parte di questa amministrazione, non voglio che trovi un controcampo altrettanto partitico e politico. E quindi condividendolo con gli amici di Lega, di Forza Italia, di Muovi Rivarolo e il gruppo di Riparolium, che non è afferente ad uno specifico partito, ma è afferente, voglio dire, all'amministrazione che c'è stata e alle eventuali avventure elettorali che si sono susseguite, abbiamo individuato, chiedendolo e tenendo anche il nome un pochettino sorridente, perché oggi qualche giornalista mi ha detto: però siete stati bravi a tenere segreto il nome e quant'altro. E quindi penso che sia giusto passare la palla al candidato che appunto con Lega e Forza Italia, Muovi Rivarolo e come consiglieri comunali con Lara Schiavino e Aldo Raimondo, con il quale voglio dire il rapporto non è soltanto politico, ma obiettivamente devo ammettere che tra me e Aldo c'è un rapporto di amicizia che penso tutti conoscano. Abbiamo individuato appunto nel professor Claudio Agnese il candidato sindaco, al quale diamo il mandato, oltre che il benvenuto glielo diamo adesso, probabilmente con un applauso, ma soprattutto gli diamo il mandato di capitanare questa grande coalizione che ha in Riparole, Muovi Rivarolo, i partiti e quant'altro, ma soprattutto nella forza dei cittadini che ci hanno coinvolto con quel loro entusiasmo e ci hanno spinto ad andare avanti su questa strada, quella che è insomma l'essenza dell'orgoglio dell'essere Rivarolo. Se Rivarolo merita un sindaco come Claudio Agnese, sono convinto che Rivarolo saprà fare non uno ma probabilmente anche più passi avanti. Quindi penso che il mio compito sia terminato qui. Ringrazio veramente chi mi ha dato questo incarico di rappresentare questo universo mondo che va oltre appunto le parole, va oltre Muovi, va oltre i partiti, e penso che sia giusto passare la palla al neo capitano, quindi a Claudio Agnese. Ciao. Prima di tutto, grazie di essere qua, grazie Fabrizio, è ovvio, ci ha anche messo un attimo a convincermi, però ci credo decisamente da questa avventura. Molti mi conoscono, è una cosa stranissima per me trovarmi qua da questa parte del tavolo, perché normalmente sono da quella parte del tavolo. Infatti mi sono portato una cosa verso il chi è, che cosa fa, le famose 5 domande. In realtà credo che i giornalisti non serviranno, perché è più facile che non mi conosca qualcuno magari del sistema dei tre partiti, che sono proprio contento, qualcuno ho conosciuto in questi giorni, prima ci conoscevamo meno, però i giornalisti mi conoscono. Quindi è chiaro che, perché ho fatto giornalista praticamente per 30 anni, credo, 20 anni, 25, sono tanti. Rivarolo è la mia città, quindi ho detto di sì a Fabrizio per questo motivo. Rivarolo, oltre che essere la mia città, io l'ho vista in questi ultimi anni, non è migliorata certamente, e soprattutto si è scollato il rapporto tra il palazzo, chiamiamolo così, perché adesso credo che si possa chiamare palazzo, e la città, e la gente, no? Infatti sorgono delle telecamere e la gente si chiede perché, sorgono delle altre cose e la gente si chiede perché, nessuno glielo dice. Quindi tutto forse l'estrazione giornalistica sarà questa, quindi effettivamente forse era anche il momento giusto. Sono diventato nonno, devo fare il nonno, magari proprio faccio sempre il nonno e non va così bene, quindi direi che potrebbe essere una bella avventura da iniziare insieme. Moderato, sono assolutamente un candidato moderato, infatti mi stupisce anche che Fabrizio abbia fatto questa scelta nei miei confronti, perché dico già subito le cose come stanno. Io e Fabrizio ci conosciamo da una mia candidatura di tanti anni fa, ma su fronti opposti. In realtà abbiamo portato a casa un pieno regolatore,
Dico bene. Allora, cosa vuol dire questo? Perché in qualunque amministrazione non serve locale, è una piccola città come Rivarolo, non credo che serva il livello politico elevato per la città. Poi a livello politico, diciamo, a livello dei partiti, eccetera, eccetera, è necessario. Quindi nessuno si deve nascondere dietro il dito, perché questa è una lista civica, perché non oso dire che i partiti sono i partiti, non sono i partiti. No, i partiti servono, perché se si vuole fare qualunque progetto che vada appena più in là del confine della città, i partiti sono necessari. E se devono essere anche dei partiti affiatati, dei partiti che hanno anche magari fatto minoranza per qualche anno, e quindi si sono anche un po'... rodati non soltanto a vincere, ecco, diciamola così. Io voglio vincere, quindi è chiaro che a questo punto bisognerebbe che tutti coloro che ci credono in questo discorso di candidatura ci mettono del loro e portino il sistema a vincere, a governare per i prossimi 5 anni, non 10, poi divento troppo vecchio. Però è chiaro che non è facile per me adesso dare delle risposte. Cioè, ho fatto qualche colloquio, qualche incontro, ho conosciuto delle persone, altre erano personaggi pubblici, quindi li conoscevo già. Mi è piaciuto anche fare questo passaggio, sono passati passaggi molto brevi, tra l'altro. Per cui io me la sento di accettare, sinceramente. Fabrizio ha avuto fiducia. Chi sono? Non so, vi lascio un foglietto di carta dove ci sarà scritto chi sono, cosa ho fatto, cosa faccio. In linea di massima mia figlia mi ha detto: ma in quali pantaloni stai bene? Nel giornalista, nell'insegnante, nell'imprenditore, anche ahimè? Io in quello del giornalista, devo dire, perché e rido non è la prima fila, no? Bisogna fargli la griglia, questi qua, ma a parte quello, sì, mi sento quello, perché forse la passione quella, mentre il resto era lavoro, chiaramente. Ho avuto una scuola, l'ho gestita prima con la mia mamma, poi da solo, e poi ho fatto il giornalista, ho lavorato per le Olimpiadi, ho combinato un po' di tutti i colori. Adesso sono a casa e voglio rimanere a casa. Mi fa un po' ridere la cosa, ma mia figlia mi ha detto: non lo devi dire, me lo dico lo stesso. L'H340, il codice fiscale, io sono di Rivarolo. No, poi uno può essere anche, purtroppo ce l'ha anche Aldo Raimondo, H340 nel codice fiscale, ed è un problema. Però ci credo veramente a questa città. E proviamo a far bene.